Ragazzi, sono Inzio96MCP e benvenuti in questo secondo episodio di Let's Play Minecraft Pocket Edition. Yo! Allora, andiamo a uccidere quel creeper. Cominciamo subito. Allora, oggi abbiamo avevo detto nello scorso episodio, stavo dicendo, che parlavamo degli obiettivi. Non ti teletrasportare, non ti teletrasportare. Ok. Avete appena visto un creeper che si teletrasporta. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, cosa stavo dicendo? Ah, sì. Oddio, che laggato. L'ultima volta ho finito di esplorare questa caverna. L'ultimo episodio. Per chi l'avesse visto tutta, visto che alla fine sono uscito. Poi per chi non l'ha visto tutto, niente. Ah, mi dispiace se è uscito un po' corto lo scorso episodio, ma capita. Comunque, ho deciso, che io ho deciso le cose, di farmi casa qui. Qua c'è una bella montagnozza, ho visto che continua anche verso di là. Ora, non so di qua cosa c'è, quindi andiamo a vedere. Nel frattempo parliamo degli obiettivi. Allora, gli obiettivi di questa serie. Diciamo i soliti innanzitutto. Quindi fa una farm di tutte. Di tutti i tipi. Fa una farm gigante di tutti i tipi. Quindi fa una farm prima normale e poi ingrandirla e farla enorme. Oddio, ragazzi, mi sta sorgendo un'idea. No, 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 sì, forse. Non so. Una farm di tutti i tipi, dando tutto, canna da zucchero, cactus, tutti i crops, quindi patate, carote, barbabietole e quell'altro, il grano. E no, non mi piace come idea. Cioè, non mi piace il posto. Cioè, avevo in mente un'altra idea. Qua non c'ero ancora salito, quindi non so cosa c'era. Avevo in mente di fare una casa qua e poi farla scendere sotto e fare tutte le cose sotto, però non mi piace tanto come idea. Qua invece che c'è un fiume che conduce a un laghetto, più o meno, diciamo così. E qua c'è una bella montagnozza gigante. Vado a vedere cosa c'è là dietro velocemente. Vai, vai, vai. Ok, ragazzi, sono arrivato dall'altro lato della montagna e sembra sia molto sottile questa qui come montagna. Quindi penso farò casa, sì, dove ho detto all'inizio, in quella pianura vicino alla montagna. Ok, ritorno lì proprio al volo. Faccio proprio un teletrasporto, cioè. Aia, voi vedete il teletrasporto, io no. Ah, prima di tutto dormiamo però. Nord è verso di là. No, è verso est. O verso nord? Verso est. Verso dove sorge il sole, non lo so se Minecraft rispetta le convenzioni convenzionali. Quindi, chi è? Beh, non ho idea. Vabbè, arriva questa montagna. Però è molto ripida come montagna. Vabbè, ritorno di là. Ragazzi, allora, mentre tornavo a casa ho visto che, oddio, c'è un creeper che mi inseguiva. Ho visto che qua c'era una bella caverna. Ma se andiamo dentro c'è anche uno scheletro stronzo. Oddio, tocca qua sotto. Sei bravo? Non vedete una mazza, nemmeno io, se per questo, un attimo. Diamo una torcia, wata! Mo' ti vedo, muori. Oh, quando schiatti. Ok, ciao creeper! Non ti dai da sbordare. Fai bravo bimbo. Non fai cattivo. Ok. Perfetto. Qua c'è una bella caverna, penso ci verremo a scavare. Ci verrò a scavare. Sento anche degli zombie, quindi. Ok, torniamo alla pianura. Bene, bene, ragazzi. Allora. Prima cosa direi di metterci in un posto un po' piano. Non piano, non lentamente, in un posto un po' piatto, ecco. Direi di metterci qua. Mettere a cuocere il ferro. Almeno 3 pezzi. Sempre, ragazzi, non vi preoccupate. Le tagli noiose le parto. Le parti noiose le taglio. Sì, ho detto la stronzata. Ok, allora. Sì, al volo adesso si cuoce, come sempre. Bene, ragazzi, è finito. Abbiamo. No, no, no. Allora, ho cuociuto 3 di ferro perché mi voglio fare un secchio d'acqua. Ho visto un laghetto da qualche parte qua vicino, eccolo là. Prendere quest'acqua per togliere tutto questo schifo qua intorno. Cioè, detto papale papale. Pam! E iniziamo a vederci qualcosa. Pam 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 pam. Pom pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom, non so, mi sto inventando le canzoni. Vieni qua, secchio d'acqua, non mi abbandonare.
proprio now. Ecco, ma cominciano i macelli perché l'acqua poi si spredda, come dice lui. Usa anche un po' di semi, bene, 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 bene. Dopo parliamo degli obiettivi. Ve l'ho detto, i primi obiettivi saranno. Sono delle zucche? No, se ci stavo dicendo. Ah sì, le obiettivi. Sì, mi perdo sempre. Vabbè, le farm. Mi fa una bellissima casa. Più bella che mi esce. Quindi non sarò un granché perché le migliori che mi sono uscite non erano proprio buone. Però abbastanza. Sì, togliamo tutta sta acqua qua. Tutta sta acqua, sì, tutta sta acqua qua. Allora ragazzi, tolgo più erba possibile, ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, ho tolto un po' d'erba qua intorno. Ora spianerò un po' qui. Toglierò un po' questo strato di erba. Bene ragazzi, off camera ho finito a spianare. A togliere questo coso di terra qua. E cosa voglio fare? Adesso vi faccio capire. Allora, voglio fare una casa là. Là, proprio là. Però per adesso non ho materiali, proprio non ho nulla. Ho fatto anche una cassa, ho preso dalla workbench e il letto e ho dormito anche. Però ho dormito tardi, quindi sono usciti anche i mostri. Là c'è un creeper, infatti. Vabbè, stavo dicendo, ho fatto anche una cassa, ho messo a cuocere delle bistecche, così se devo mangiare agno. Vabbè, stavo dicendo, devo fare casa là. Là, 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 là. Però per adesso non ho materiali, non ho una mazza. Fatte 3 di ferro e tanta terra inutile. Quindi farò un recinto tutto intorno qui. Un recinto, come animali. E metterò le torce. E rimarrò qua dentro. Almeno per un po', finché non mi faccio abbastanza materiali da potermi fare casa. Quindi cosa faccio adesso? Pianto gli alberi. Non è vero, stavo scherzando. Adesso vado là, nella foresta, a distruggere tonnellate di alberi per farmi delle. Figo, ce l'avevano. Vabbè, per farmi delle. Tante fence. Sapete che nella 0.10 hanno aggiunto una mela, buono, ci servirà in futuro quando andremo più avanti con la mod. Va bene, allora, adesso mi metto a distruggere un po' di alberi, vedete, è un po' buggata, a volte mi taglia due alberi insieme, ma vabbè, capita. Allora, lo dovrò fixare però. Stavo dicendo, ok, prenderò un po' di legna, farò tante fence e le comincerò a piantare, ci vediamo. Bene ragazzi, allora, mentre fa il timelapse è molto lento però, vabbè, mentre fa il timelapse, vi parlo un po' della qualità di video. Allora, avete visto forse che l'episodio 0 di questa serie è stato in HD, 720p. Ho deciso di farlo così in HD perché comunque alla fine ho detto. Ma si può fare, corto il video, faccio subito a caricarlo. Il primo episodio avrete visto che invece è in 480p, perché comunque era più grande. Forse alcuni sanno che nelle mie vecchie serie di MCPE, i primi video di MCPE, i video erano in 480p, però erano registrati in 240, in bassa qualità, e quindi alla fine era 240, non era 480p. Mentre gli ultimi video che ho fatto prima di questo erano registrati in 720p, però erano renderizzati in 360, che non avevo la possibilità di renderizzarli a 480. Ora ho trovato il metodo, li renderizzo a 720 e li trasformo in 480. Così la qualità non è scassissima come il 360p, ma non è che per le pop qua. La qualità non è scarsa come 360, almeno 480 è meglio. E non è. Non ci metto nemmeno gli anni a caricarlo. Comunque, vabbè. Devo parlarvi di questo, che i video adesso sono in 480p veri.
non come i primi video che avevano 480p falsi, erano 240 in realtà. E va bene, ritorniamo al video. Bene ragazzi, dopo il timelapse, allora vediamo di fare le timelapse non molto veloce, vediamo di fare un po' di fence. Dunque, per fare le fence, il crafting è cambiato, adesso ci vuole la legna. Promenade train. Facciamo tutta la legna. Tutta quanta, sì, tanto la legna ci servirà prima o poi. Ho preso quasi uno stack, quindi dovrebbe uscire quasi 4 stack di legna. Quasi uno stack. Facciamo altri bastoncini, aumentano? Sì. Arrivati a un certo punto dovrebbero cominciare a diminuire, ecco, tipo adesso. Prendiamo queste qua. Facciamo uno stack. Mezzo stack, vediamo quando ci riempiamo. Allora, mentre vi piazzo la roba qua, ragazzi, vi spiego anche perché faccio questo. Ora, se ho un'immagine che non ho cancellato, vi faccio capire perché. Ora vi faccio vedere un'immagine, forse. Bene, se l'immagine non l'ho fatta vedere, lo spiego. Se avete visto l'immagine, vabbè, l'avete capito lo stesso, comunque ve lo spiego. Io avevo un mondo, ho un mondo, dove gioco con i cugini del villano. E in questo mondo io mi sono fatto, ancora non mi faccio casa, ho messo tutto fuori, all'aperto. E molto spesso, già 2 volte è successo, mi è caduto un creeper dalla montagna là vicino. E mi ha distrutto tutto. Quindi ho deciso di fare questo qui, recintare intorno così che il creeper non rompesse per cazzo. Vabbè, anche per gli altri mob è stato fatto sta cosa, però. Dunque, no, vabbè, sì, poi un massimo scendiamo. Vediamo un po'. Vabbè, ci vediamo tra poco. Finisco a piazzare tutte queste fence che ho fatto. Bene, ragazzi, sono addirittura avanzate. Non me l'aspettavo, vabbè, ci farò qualcos'altro. Ora voi direte, come cacchio fai uscire da qua? Vabbè, un modo qua c'è per uscire, bisogna fare un po' di parkour ed esci. E ho detto fare un po' di parkour ed esci. Però voglio fare un sistema molto più semplice, che forse adesso vi farò vedere. Però prima... Ah sì, nel timelapse non so se l'ho fatto vedere, ho messo dei polli qua dentro. Così c'è un po' di uova gratis. Vediamo un poco. Nel frammentre mi svuoto un po' di inventario. E faccio anche un'altra cassa, va? Ah, devo andare a prendere altra legna. Allora, piando un po' di sapling, ragazzi. Piando un po' di sapling qua intorno e ci vediamo tra poco. Bene, ragazzi, il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Ho piantato giusto 5 sapling, giusto per un po' di legna. Però prima di concludere l'episodio vi faccio vedere il metodo per uscire, a parte quello che ho usato adesso. Prendiamo della lana. Da un po' di pecore, dato che qua c'è solo una pecora, al massimo off camera me la porto dentro. Vabbè, per quello, quando la ho? Vabbè, facciamo i tappeti che ci escono. Ci abbiamo 6 tappeti, ragazzi. Dovete sapere che se noi facciamo ciò, possiamo fare così, uscire e rientrare. I mostri invece vedranno come blocco intero, come 2 blocchi, e non lo salteranno. Vedete? Vedi? Hai visto? Hai visto? Quindi metterò un po' intorno qui, tipo qua, tipo qua, tipo qua. E non dovrò fare altri anche. Scusate il lag, ma non so perché. Tipo qua, dovrò fare altri comunque. Così posso uscire tranquillamente, tipo devo andare di là. Boing, fatto. Boing, rientrato. Invece i mostri non dovrebbero entrare, vabbè. Comunque, per evitare. Va bene, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Io vi saluto. Off camera, finisco a mettere i tappeti. Troverò anche un po' di lana. Off camera, finisco a mettere i tappeti. Anche perché la pecora è cresciuta la lana di nuovo. Desidero tutto. Io vi saluto. Ciao a tutti.